Infatti vediamo Torricelli numero 13 in panchina. Coccia nel primo incontro. Tentativo di anticipo di Del Piero. Baggio. Poi c'è lo scatto da parte di Marocchi. Marocchi contro Dickout. Ancora la respinta, Conte. Conte ancora al limite. Juventus che attacca in queste prime battute, terzo minuto. Lancio di Deschamps per Baggio. Sempre posizione centrale, di tacco per... Insiste la Juventus, Baggio, posizione... I problemi alla Juve all'andata. Intanto c'è cortissimo a centrocampo. Di testa ancora Conte. Fusi. Baggio. Avanza Conte. Il lancio per Baggio, adesso si è spostato in posizione di ala destra e Ravanelli è andato in mezzo. La ricorsa di Baggio, corta. Porrini di testa, fa sponda e c'è la respinta del portiere, era un'ottima sponda. Domenica non è andato bene come adesso. Rivediamo. Porrini ha colpito molto bene, ma mi sembra che il portiere sia... Ancora un appoggio però a Coccia, si inserisce Marocchi. Arretrato adesso Baggio. Baggio. Dribbling, aveva superato Bindeval, da resto il pallone che finisce fuori. Subito il capovolgimento di fronte con Baggio. In questo momento posizione di centravanti per Ravanelli. Baggio, il cross, il pallone buono per Ravanelli e l'uscita di Andrea. Di aver fatto un fallo che di solito è meglio evitare sui portieri perché rischiano. Ma lui nei primi metri è veramente impressionante. Sia come finta sull'avversario, sia all'andata l'aveva fatto benissimo. L'intervento su... Di cercare di fare un gol per mettersi in una situazione di partita. Aria intasatissima. Parabola a rientrare ma respinge la schiena di Baggio. Marcatura la Juventus. Apertura Marocchi, lancio, Baggio! Si tuffa di testa, l'uscita di Köpke e anche le proteste del pubblico. Qui c'è stato veramente un bel passaggio di Marocchi. A velocità normale non mi sembrava rigore, invece nel replay abbiamo visto che la maglietta è... Di testa Conte. Posizione di centrocampista puro per Baggio, si destreggia. Molto barchi giusti per arrivare al tiro in porta. Il tocco indietro di Bosa e Vialli devono impostare un altro modo di giocare stasera i bianconeri. Appunto per è importantissima che consentirebbe la Juve di andare in semifinale e stanno soffrendo, non dovrebbero soffrire, insomma. Ma io di fatti non ti contestavo, dicevo soltanto che visti dal campo sono molto impegnati, però sai. Attenzione, tiro di Baggio e la respinta del portiere, tuttavia diciamolo pure, rimandiamo i processi alla di opinione di Sacchi, in particolare se ci riuscirà nell'intervallo. Va bene. Perdonami Franco, torniamo in diretta, vediamo il calcio d'angolo. Rolf, anzi la numero 10 Weber si è portato a sinistra, ma la Juventus protegge il pallone, lascia salire tutta la squadra. Baggio, il più avanzato è Conte, adesso Ravanelli, ancora Baggio. Vedete che si guarda intorno, non c'era nessuno. Ricordiamo, intanto corsa, rincorsa per questo calcio di punizione da parte di Baggio. Di testa Ravanelli, attenzione Kohler, il portiere è stato disturbato. La retrovia Fusi, Del Piero, ancora Baggio, lascia rimbalzare di Conte il pallone per Marocchi. Baggio, pallone, Ravanelli, punta l'uomo, Baggio, fa filtrare il pallone, si allunga. Il controllo di Ravanelli, Baggio, il pallonetto per Deschamps. Molto bene per Ravanelli dall'altra parte, lascia rimbalzare il pallone. Ancora Del Piero, profondo diagonale per Baggio, si guarda intorno, arriva Conte. Apertura per Ravanelli. Fisica, perché non si può per un mese giocare domenica e martedì. E si vede in campo. Arriva Ravanelli, pallone che supera tutti, Baggio, ottimo colpo di tacco per Marolcio di punizione, sempre c'è rimessa. A vuoto la ripartenza di Conte. Apertura per Baggio, costretto a rincorrere questa palla. Linea del fallo laterale, il duello. Prova il cross. Bel pallonetto per Ravanelli, preciso. Pallone sul destro, il passaggio a Baggio. Filtra Baggio! Tiro ribattuto, aveva fatto un'ottima cosa. Insiste la Juventus con Conte. Torricelli. Pallonetto questa volta per Ravanelli. Il tocco delizioso per Baggio. Attenzione Marocchi, Juventus in attacco. Marocchi in mezzo. Che era al di là dei difensori bianconeri, mi sembrava di no. Lo stop di Baggio, la gira va, il dovere entrare in campo da un momento all'altro. Il cross di Deschamps, arriva Baggio, ha agganciato la palla, peccato, all'indietro. È uno stop difficilissimo e poi è Preconte che punta l'uomo. Del Piero,
lascia scorrere la palla. Rabanelli, Baggio, e c'è l'uscita di Koepke. Tanto di sera la palla scivola sull'erba umida e Baggio non è riuscito a toccare di punta la palla. Immagine in diretta con Baggio, traversone, buono per Ravanelli e c'è l'uscita di Koepke che probabilmente ha toccato, ha sfiorato il pallone. Appoggiato in porta e qui Baggio ha dimostrato la calibratura dei suoi passaggi, se si può dire così. È stato veramente dolcissimo nell'alzare la palla sopra la testa del portiere che ci è arrivato proprio con la punta delle dita. I sviluppi del corner, Torricelli prova la... Vediamo questo corner, 13:30, batte Baggio. Su cuore in queste partite. L'intensità dunque della Juventus, l'appoggio di Del Piero in avanti per Baggio. Il giochetto a spese degli avversari, splendido Baggio, poi insiste sul pallone, Juventus è salvata, un po' di fortuna. Contropiede, parte Baggio e c'è la spinta da parte di Bindewald. Conte fa filtrare il pallone bene, Del Piero, effetto il traversone per Baggio, alza la palla Bindewald. Ancora Baggio, all'indietro per Torricelli. In area ci sono Marocchi e Ravanelli. Profondità per Baggio. È pericolo per la porta della squadra tedesca. Ancora Baggio, posizione di ala sinistra. C'è per il portiere parare. Ancora Baggio per il cross, esce il portiere. Ribatte indietro, la soluzione più comoda, più intelligente. Del Piero. Baggio, ti tacco corto per Marocchi. Baggio, all'indietro per Marocchi. Farsi anticipare. Il tocco di Marocchi per Baggio. Ancora Marocchi, posizione centrale per Baggio, subito intervento di Conte. Baggio, possibilità per Ravanelli in area, esce il portiere, forse con le mani, Conte, forse con le mani fuori area. Vantaggio, Torricelli, Baggio. Weber, incespica sul pallone, contropiede. D'ora di questo incontro vedete il tentativo di controllo di Ravanelli. Del Piero dall'altra parte per Baggio, un po' lungo. E Baggio, non c'è nessuno, c'è Del Piero dall'altra parte, aggancia molto bene. Del Piero, splendido pallonetto, Conte, gol! E c'è il gol da parte di Conte, la rete. Conte è stato ammonito perché è uscito sulla pista. È importante perché in effetti diffidati erano 9: Conte, Del Piero, Porrini, Rampulla, Ravanelli, Sosa, Tacchinardi, Torricelli e Vialli, quasi un'intera squadra. Peccato, non ha resistito alla tentazione di esultare, in questo senso il regolamento, credo io, parere strettamente particolare. Il passaggio di Del Piero per Marocchi, quindi largo per Baggio. Si sovrappone ancora Marocchi, spinta, e questa volta l'arbitro non l'ha fatto. Batte bene comunque Baggio, era in direzione di Del Piero. Pallone sul destro. Baggio rallenta il ritmo anche perché tanto i giocatori tedeschi sono ripiegati, hanno ripiegato collettivamente nella loro metà campo. Marocchi, diagonale per Baggio, posizione di esterno sinistro, capitano Binz, la diga Deschamps, Baggio, 3 contro 2 ma soltanto per un attimo, via. Il pallone che ha scavalcato ancora una volta Bindewald, si inserisce Del Piero, in solitudine Ravanelli, un po' decentrato, 2 contro 1, Ravanelli entra in area, dribbling, tiro, ed è gol da parte di Ravanelli ancora una volta. 40. Invece non passare la palla perché era andato in fuorigioco Del Piero. Adesso Baggio stale alla porta, ancora il filo del fuorigioco Ravanelli, il servizio per Baggio. Ancora 2 contro 1, Baggio, dribbling su Bindewald. Intanto chiede palla a Conte, si sovrappone. La finta consente a Baggio di partire. Ottimo Ravanelli. Conte, ancora in mezzo, troppo arretrato, peccato. Avevano combinato molto bene gli attaccanti bianconeri. Baggio, pallonetto regolare, la posizione di Del Piero, il tiro ed è ancora gol! Fantastico assist di Baggio per Del Piero ed è ancora gol al 45esimo, 3-0. Sì, ormai i giocatori dell'Eintracht sono fermi e tutto d'argento la palla a Del Piero che ha calciato molto molto bene di sinistro, anche se la palla forse è stata un po' deviata da un giocatore dell'Eintracht, ma un influente. Ecco, rivediamo qui Baggio, guarda bene, per lui questo è molto semplice e poi ecco, un po' è stato deviato. Arrivati al 47esimo, 20 secondi di questa ripresa, partita finita, vola col microfono Franco Costa.
Marcello, Marcello.